Nuova delusione in casa Amen, squadra basket Arezzo che cercava Pescia contro l'ultima in classifica, la terza vittoria consecutiva non doveva ingannare l'ultima posizione degli avversari che erano fermi ancora a 0 punti. I pistoiesi nelle ultime giornate erano stati battuti per due volte con soli 2 punti di scarto, dunque la gara era insidiosa al di là di quello che diceva la classifica, con l'Amensba che si presentava al quarto posto con 10 punti mentre la cestistica Audace Pescia era ferma a quota 0. Anche perché dopo il cambio in panchina la cestistica Pescia è cresciuta riuscendo a sfruttare maggiormente i propri punti di forza, intorno all'eterno ma sempre solido Cemprini, i riferimenti offensivi erano l'ex PL Livorno Buzzo e Miacci, giocatori provenienti dalla C-Gold. Oltre a questi due, Pescia poteva contare anche sull'esperienza e di centimetri del pivot Passaglia, con i giovani Tealdi e Ruggeri che sono capaci di dare un'impronta positiva alla squadra. L'Amen aveva recuperato Castelli e doveva dimostrare di essersi lasciati alle spalle il periodo negativo, e invece a Pescia purtroppo il copione si è ripetuto. Primo quarto già avanti Pescia 27-17, poi nel secondo la SBA rimonta fino ad arrivare ad una sola lunghezza 40-39 per i pistoiesi. Nel terzo quarto però Pescia allunga di nuovo 67-57. Nell'ultimo quarto alla SBA non riesce il sorpasso, finisce 89-76 per Pescia che trova così i primi 2 punti in campionato.